Salve a tutti amici e benvenuti ancora una volta in casa di Dario. Oggi prepariamo insieme un classico, gli spaghetti alla carbonara. Allora, per questa ricetta sto utilizzando circa 200 g di spaghetti, 100 g di pancetta affumicata, ma potreste usare anche il guanciale, 60 g di pecorino romano, 3 uova, di cui ho usato 2 tuorli e un uovo intero, sale, pepe abbondante, olio un goccetto e l'acqua di cottura. Procediamo! Mettiamo nella casseruola la pancetta senza olio, copriamo col magic cooker e facciamo rosolare la pancetta per un paio di minuti. Mentre la pancetta si fa, cominciamo a sbattere le uova, mettiamo del pepe abbondante, pizzico di sale, cominciamo a mettere un po' di pecorino. Pronti, 2 minuti passati, allora scopriamo una parte della pancetta, la metto qui dentro, rimetto sul fuoco, aggiungo la pasta, l'acqua di cottura, 2 bicchieri d'acqua e un filino d'olio sulla pasta, poco sale, pepe, bagniamo bene la pasta, mettiamo la fiamma al massimo, copriamo con magic cooker e facciamo partire 5 minuti di tempo. Intanto continuo a sbattere le uova. Primi 5 minuti passati, scopriamo e giriamo la pasta. Copriamo nuovamente e proseguiamo la cottura per ulteriori 5 minuti. 5 minuti passati, allora controlliamo un attimo, benissimo. Copriamo ancora con magic cooker, a questo punto spegniamo la fiamma, ci scostiamo qui e la lasciamo riposare per un minuto per far riassorbire tutto l'amido alla pasta. Ci siamo, allora scopriamo, aggiungiamo qui le uova con la pancetta e giriamo energicamente. Questa operazione va fatta a fuoco spento per evitare di fare una pasta frittatosa. Un po' di pepe ancora. Pronti per andare nel piatto. Ancora pecorino. Un'abbondante macinata di pepe. Ed ecco qui pronta la mia idea del primo piatto di oggi, di questa pasta alla carbonara, preparata sempre in poco tempo con il nostro magic cooker. Grazie a tutti per avermi seguito, ci vediamo alla prossima ricetta. Non mancate! Ciao!